Buonasera a tutti. Continuiamo dentro al libro di Proverbi, stasera con Proverbi 18. Abbiamo già visto da diverse settimane, questo studio in Proverbi fa parte dei libri cosiddetti sapienziali che con con Ecclesiaste e Giobbe fanno questo gruppo di riflessioni che ci portano alla Chokmah, no? A questa conoscenza che viene detta anche saggezza, sapienza, che Dio riflette nella creazione e che noi possiamo quindi acquisire attraverso la sua parola e nella contemplazione di quello che lui ha creato. Quindi oggi con Proverbi 18 leggeremo fino al versetto 10, poi preghiamo. Proverbi 18, la parola del Signore ci dice: chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Lo stolto non prende piacere nella prudenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore. Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo, e con il disonore viene la vergogna. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte della sapienza è come un corso d'acqua che scorre gorgogliando. Non è bene avere preferenze per l'empio o far cadere il giusto nel giudizio. Le labbra dello stolto portano alle liti e la sua bocca richiede percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua vita. Le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati che scendono fino nell'intimo delle viscere. Anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Il nome dell'Eterno è una forte torre, a lui corre il giusto ed è al sicuro. Preghiamo. Signore, grazie perché ci hai lasciato in ogni versetto, Signore, la possibilità di riflettere e meditare sulla vera sapienza che ci concedi attraverso la tua parola. In questo sta la sapienza, nel conoscere la tua persona, conoscere il tuo carattere, conoscere il tuo piano meraviglioso per noi e in Gesù Cristo poter vedere la manifestazione di questa gloria e di queste qualità, anche in forma umana. Aiutaci a imparare dalla tua parola, fai in modo che il tuo Spirito Santo abbia libertà sulle nostre vite, sulle nostre menti, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Proverbi 18 ci consiglia dall'inizio, quindi vediamo alcuni temi che sono salienti. Settimana scorsa Tyler ha fatto il capitolo 17 che parlava di famiglia, di parole, no? E di amore verso sliti. E noi oggi anche abbiamo alcuni temi che si ripetono: la saggezza, il parlare, quindi le parole, il parlare, e anche un po' di orgoglio. Dal versetto 1 vediamo un incoraggiamento per l'ambiente familiare che noi come Chiesa anche riflettiamo il corpo di Cristo, la famiglia di Cristo. Chi si separa, quindi chi cerca l'isolamento, chi cerca di stare per conto suo, cerca la propria soddisfazione e si irrita, no? Contro tutta la vera sapienza, contro quello che è giusto. Convivere, diceva un uomo saggio, è molto difficile, quindi ci sono delle differenze tra di noi. In un convegno di cristiani, certa volta, ho ascoltato questa metafora, questa figura, che diceva che noi siamo come dei porcospini, no? Dei ricci, d'inverno. Dobbiamo stare vicini al punto di scaldarci gli uni agli altri, ma non troppo vicino per non farci male, no? La convivenza in famiglia, in chiesa, al lavoro, fanno parte di questo gruppo di istruzioni che dobbiamo sapere gestire, dobbiamo cercare al modo migliore di convivere con saggezza e che sia il Signore questo strumento per permetterci, nelle nostre peculiarità, nelle nostre differenze, di convivere in armonia. Il versetto 2 dice: lo stolto non prende piacere nella prudenza. Quindi questa parola per prudenza parla di attenzione, diligenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore, quindi la mia opinione, no? Quanti di noi conosciamo persone che devono dire la sua? Io devo dire la mia, cioè io devo far vedere quello che penso. Gli altri
dovranno sentire anche quello che penso io. E questo nella convivenza a volte ci porta un po' di difficoltà, perché tutti noi abbiamo qualcosa da dire, giusto? Tutti noi abbiamo un'opinione. In certi momenti è importante, opportuno dirla. La parola dice, usiamo la parola come un condimento, come il sale. Quindi che noi possiamo essere sale nella giusta misura, nella vita di uni agli altri, il Signore ce l'ha detto. E Lui ci può insegnare a usare, quindi, e non a mettere in mostra il nostro cuore. Il mio pensiero, il mio ragionamento, la mia filosofia non è tanto importante quanto quello che dice il Signore, no? Nei diversi eventi della nostra vita, nei diversi momenti di conflitto, è sempre importante richiamare, cioè andare a cercare nella parola di Dio quello che la parola di Dio ci insegna a fare e non secondo me. Ok? Quando il secondo me si basa sulla parola di Dio, stiamo confidando in qualcosa di più solido. Il versetto 3 ci dice, quando viene, quindi quando arriva, quando è giunto, no, l'empio in un ambiente, in un posto, viene anche il disprezzo e con il disonore, no? Cos'è il disonore? È arroganza, è non riconoscere il ruolo di ciascuno, viene la vergogna, essere imbarazzati per quello che fa. A volte succede anche di essere imbarazzati per quello che qualcun altro ha fatto, no? Non so se vi capita. Quindi è successo quello, solo di vedere rimango in imbarazzo nel quotidiano, quando qualcuno, per esempio, maltratta una cassiera del supermercato, o ci sono litigi per strada. Versetto 4. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte della sapienza è come un corso d'acqua che scorre gorgogliando. La bocca di un uomo, qui dice di un uomo e quindi di un qualsiasi uomo, le acque profonde non necessariamente rappresentano una grande conoscenza, perché altrimenti tutti quanti diremo cose solo sagge e di fatto il mondo che viviamo si può notare che non è così. Quindi le acque profonde parlano più dell'intimità di quello che c'è nel cuore attraverso le mie parole che non che tutti quanti dicono acque profonde. E questo rumore, no? Questo gorgogliando, un rumore delicato, gradevole. Craig certa volta diceva che nelle banche, nei centri commerciali degli Stati Uniti mettono questa musica, no? Come se fosse un ruscello, perché è qualcosa che calma le persone. E fino adesso si nota che la parola di Dio, anche dopo 4.000 anni, rimane scienza. Versetto 5. Non è bene avere preferenze. In Giacomo capitolo 2 versetto 9 lui parla di riguardi personali. Quindi magari quella persona mi piace di più a prescindere perché è della mia nazionalità, perché è della mia squadra di calcio, perché è maschio piuttosto che femmina, perché abita in quel posto. Queste preferenze non ci dovrebbero essere tra i cristiani. Questo è un ordinamento del Signore. Non è bene avere preferenze, riguardi personali, e quindi l'imparzialità è qualcosa che dobbiamo avere, ma soprattutto qui in questo contesto per l'empio o far cadere il giusto nel giudizio. Parliamo di ambienti magari giuridici, magari anche tribunali, dove non viene solo valutata la causa. Non so se succede in Italia, in Brasile spesso succede, non viene valutata solo la causa tra due persone, ma chi sono queste due persone? È un politico famoso? È un imprenditore famoso? È qualcuno che può causare l'opinione pubblica, mettere in effervescenza? Allora aspetta che valutiamo anche l'ambito politico. E qui si rischia, ovviamente stiamo parlando di ambiente secolare, ma che ci sia una preferenza per l'empio. Versetto 6. Le labbra dello stolto portano alle liti. Quindi le parole che dice questa persona che è stolta causano divisioni, insidie, separazioni e a volte le pettegolezze, i gossip possono causare danni anche molto distanti, soprattutto oggi con internet. Dove arrivano i gossip? Arrivano dall'altra parte del mondo. Dobbiamo essere attenti affinché le nostre labbra possano portare gloria a Dio e possano portare un frutto di benedizione. Le labbra dello stolto portano liti e la sua bocca richiede percosse. Cioè la bocca dello stolto chiama percosse.
Qui mi viene un ricordo della mia infanzia, quando probabilmente con meno di 6 anni avrò detto una parolaccia e qualcuno, non ricordo neanche chi, mi ha dato uno schiaffo sulla bocca. E quello che so è che oggi, a 40 anni, ancora le parolacce non mi piacciono. E quindi in qualche modo questo seminare nella disciplina ai bambini è molto importante. So che noi non siamo d'accordo con l'aggressione, con la violenza, però la parola di Dio ci dice che dobbiamo essere custodi dei nostri figli. E chi porterà lo studio di Proverbi 23 nelle prossime settimane dovrà affrontare questa situazione, perché parla della verga della disciplina. Quindi i genitori sono incoraggiati a disciplinare anche fisicamente i propri figli. Insomma, ognuno ha la sua opinione. Io vedo anche coppie e famiglie che non hanno avuto mai bisogno di fare una correzione fisica sui propri figli, e rispetto, però ho la mia opinione, che rimane mia, perché è un'opinione. La bocca dello stolto, versetto 7, è la sua rovina, e le sue labbra sono come un laccio. La parola in ebraico, mokesh, parla tipo di una trappola. Sapete, quando ero bambino avevo questa struttura, tipo una scatola con diversi bastoncini di legno messi insieme, e dentro, sotto questa scatola che era leggermente tesa, mettevo un po' di mais, e gli uccellini che arrivavano, c'era un bastoncino che in qualche modo faceva cadere questa trappola, no? E questo è il senso della rovina che c'è nella bocca dello stolto. Le sue labbra sono come un laccio, sono come una trappola per la sua vita. E questa parola, anche laccio, viene usata in Esodo per riferirsi all'idolatria, cioè al fatto di adorare altri dei, al paganesimo, no? Quindi anche quello è una grande trappola. Adorare, dare gloria, dare adorazione, rendere il proprio culto a chi non è il Signore. Versetto 8. Le parole del calunniatore sono come bocconcini. Bocconcini, qui mi piace questa traduzione. Sono la Heim, la parola originale, giustamente cicchetti, magari anche etnici delle regioni intorno a Israele. E questa parola mi viene in mente quando usciamo dalla chiesa, mezzogiorno di domenica, no? I bambini hanno fame e sappiamo che c'è un famoso ristorante americano qui vicino dove tu puoi acquistare dei famosi nuggets, no? Sono pezzettini, bocconcini di pollo fritto, e anche se sai che fai male quel cibo lì, chiamiamolo cibo, tu mangi uno e dici, vabbè, ho mangiato uno, dopo subito sembra che la pancia ti dice hai bisogno di un altro, anche se non ti piace. È una cosa che non riesci a mangiare solo uno, inizi a prendere piacere, vai e riempi la pancia, dopo ti senti anche male. Perché? Perché i bocconcini ti attraggono, e quindi anche i pettegolezzi che dicevamo prima possono creare questa brutta abitudine, come i bocconcini prelibati, che scendono nelle ventre, nell'interiore del nostro stomaco. Versetto 9. Anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore, di quello che distrugge, di quello che corrompe. La pigrizia, soprattutto nel lavoro, è qualcosa che la parola di Dio ci incoraggia a combattere, e magari iniziando per noi stessi, non di andare a puntare il dito sugli altri, ma prima di riflettere come ci stiamo comportando noi, perché puoi riposarti quando sei a casa sicuramente, però quando sei al lavoro magari stai togliendo lavoro a qualcun altro che vorrebbe lavorare, magari come dipendente pubblico, e io ci sono stato per molti anni, stai prestando un cattivo servizio al popolo che sta pagando il tuo stipendio. Quindi incoraggiamo a essere responsabili con il proprio operato nell'ambiente di lavoro. E andiamo a investigare Seconda Tessalonicesi 3. Dal versetto 7. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi,
né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio, perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccettandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quindi è un obbligo lavorare. Già quando l'uomo cadde, Adamo, viene ordinato di sudare. Quindi il lavoro ci porta a una soddisfazione ed è anche un comandamento qui con Proverbi. Torniamo a Proverbi 18. Versetto 10. Non so perché capitano a me tutti i versetti dei più forti, no? Ma comunque il nome dell'Eterno è una forte torre, a Lui corre il giusto ed è al sicuro. Uno dei versetti che abbiamo memorizzato tanto in tutti questi campeggi, in tutti questi balletti che abbiamo preparato, che Erin ha preparato con tanta dedizione, è questo: il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Sì, leggermente diverso. Ma cos'è il nome del Signore? Atti 2,21, e lo cito brevemente, dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Il nome del Signore non è semplicemente un tetragramma mistico o un nome misterioso che ha potere in se stesso, se scritto in un certo modo, se letto al contrario. Il nome del Signore rappresenta il carattere di Dio manifestato nelle sue più diverse sfaccettature, nelle sue caratteristiche, in tutte le sue qualità e nella sua perfezione. Quindi il nome dell'Eterno parla del Signore. Potremmo dire il Signore è una forte torre. E qui la parola per torre, Migdal, parla di protezione, parla di difendere il popolo. E la prima volta nella parola di Dio è stata usata in Genesi capitolo 11, nella famosa torre di Babele, la torre della confusione. Il nome dell'Eterno è una forte torre, a Lui corre il giusto ed è al sicuro, è in alto, è protetto, ma è anche esaltato in alto. Versetto 11. I beni del ricco, quindi il frutto dello sforzo, le sue risorse economiche, sono la sua città forte. Sono la sua città fortificata, sono la sua sicurezza, no? E a suo parere, cioè nella sua immaginazione, ai suoi occhi, nella sua testa, sono come un alto muro, come una parete. Qui la parola muro è la stessa parola usata in Esodo 14 per anche un muro. Chi è che si ricorda? Esodo 12, la prima Pasqua, l'angelo della morte passa sulle case che non hanno il sangue, sulle stipiti, e in Esodo 14 stanno proseguendo per il deserto, arrivando al mare. E cosa succede? Il Signore apre il mare. Nelle nostre vite a volte non riusciamo a camminare sulle acque, nella nostra testa, che sarebbe l'unica opzione, no? Sovrannaturale, il Signore riesce anche ad aprire le acque e a fare questa parete. Quindi la parola muro qua rappresenta questo stesso muro di acqua che in Esodo 14 ha permesso che sì il popolo ebreo attraversasse il mare, ma anche l'esercito di Faraone dopo venisse sepolto nel Mar Rosso. Versetto 12. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Non possiamo non leggere Prima Pietro 5, versetto 6, che è solo un versetto, ma Prima Pietro 5, 6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo.
Umiliarsi sotto la mano potente di Dio è una decisione. Qui Pietro scrive ordinando, umiliatevi. Non è che verrà un angelo del Signore e ti stenderà per terra. È una decisione personale umiliarsi sotto la potente mano di Dio. Una decisione importante che possiamo avere nel nostro quotidiano. Quindi versetto 12 parlava, in Proverbi, prima della rovina il cuore si innalza, si gonfia, diventa arrogante, ma prima della gloria viene l'umiltà. L'umiltà precede la gloria, precede la sapienza anche. Versetto 13. Chi risponde a un argomento prima di averlo ascoltato mostra la sua propria follia, la sua vergogna. Quindi mi viene in mente qua un principio che usavamo. Allora, nella pubblica amministrazione italiana ci sono diverse indagini da fare quando ci sono malintesi, sospetti di corruzione. A me è capitato qualche volta di dover investigare i colleghi di lavoro, che è una cosa bruttissima da fare, però può capitare. E lì si usava un principio giuridico importante, che è in latino excusatio non petita, accusatio manifesta. Quindi se non hai una spiegazione, cioè se stai dando una scusa non richiesta, è un'accusa manifesta, no? Cioè iniziano ad avere dei dubbi su di te. E giustamente questo è il principio che dice: chi risponde a un argomento prima di averlo ascoltato mostra la sua propria follia, la sua vergogna. È bene sempre ascoltare quello che abbiamo, sia a nostro favore che contro di noi, anche per poter rispondere adeguatamente. E chi sa ascoltare dimostra anche di avere un cuore umile. Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità. Ma chi può sollevare uno spirito abbattuto? Qui lo spirito, la parola è ruah, che in Genesi 1:2 dice lo spirito di Dio alleggiava sulla faccia delle acque. Sì, si muoveva sulla faccia delle acque. Quindi lo spirito, come questa vita, no? La vita dell'uomo lo sostiene nella sua infermità, la forza dell'uomo lo sostiene nella sua malattia, ma lo spirito abbattuto qui non è lo stesso di Salmo 51:17, che parla di avere un cuore abbattuto e umile che Dio non respinge mai. Non è quello stesso senso. Questo spirito abbattuto sarebbe più, la parola usata parla di irritazione, depressione, tristezza. E quindi chi potrebbe sollevare qualcuno che è in tristezza? Cioè non dipende da lui stesso, dipende da qualcosa che c'è fuori. Noi sappiamo che il Signore può sollevare. Versetto 15. Il cuore dell'uomo prudente, quindi anche qui prudente, la parola parla di essere attento, diligente, viene usato in Genesi 41 per descrivere Giuseppe in Egitto. Quest'uomo prudente acquista conoscenza, intelligenza, saggezza e anche l'orecchio fisico, quindi la parte del corpo dei saggi cerca la conoscenza. I piedi devono ubbidire dove vuole cercare conoscenza l'orecchio. È importante avere questa comunione nel corpo fisico, nel corpo di Cristo, per poter anche muoverci strategicamente affinché l'orecchio possa ascoltare. Perché sappiamo anche che la fede viene dall'ascoltare e ascoltare la parola di Dio. Versetto 16, anche qui non un insegnamento, ma una constatazione. Il regalo dell'uomo gli apre la strada e lo porta alla presenza dei grandi. Sappiamo da Efesini 2:8 che è per grazia che siamo salvati mediante la fede, non per opere, perché nessuno se ne vanti, ma sappiamo anche che nel mondo che viviamo i regali possono essere qualcosa di gradevole, no? Per qualcuno dimostri che hai affetto, e all'epoca dei tempi biblici sicuramente nessuno si presentava a Salomone senza avere una dimostrazione che lo stimava, senza avere questo regalo. Oggi potrebbe sembrare corruzione in certi ambienti, viene molto scoraggiato, ma io penso alla nostra relazione con Dio, che in qualche modo noi non dobbiamo portare niente a Dio. Noi dobbiamo consegnare le nostre vite e non siamo salvati per le opere. Ma al tempo stesso, io con mio figlio, se si comporta o non si comporta a scuola, lo amo lo stesso, però lui stesso raccoglie i frutti del suo sforzo. Quindi dobbiamo scoraggiare una teologia che si basa sul merito proprio per avere la salvezza, però possiamo incoraggiare che ci comportiamo bene nella nostra società e siamo ambasciatori di Cristo. Mi state seguendo? Ambasciatori di Cristo, dai, ambasciatori di Cristo. Ok, e quindi
Versetto 17. Il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione, ma viene poi l'altro e lo esamina. Qui una grande sfida interpretativa, questo versetto l'ho letto diverse volte, anche in altre versioni. Sembrerebbe che il primo che spiega la propria causa sembra che abbia ragione e poi arriva l'altro che magari ha lui ragione. In realtà l'ebraico sono solo 7 parole, che sono, vi dico, prima, contesa, giusto, ma, vicino, arriva, investiga. Potrebbe essere diverse cose, potrebbe essere che chi racconta prima la storia deve essere comunque investigato, cioè non si presume che abbia ragione, può darsi che sia giustamente che uno deve investigare l'altro perché il primo di solito è sbagliato, non sappiamo. Comunque c'è sempre il diritto di difesa concesso a tutti quanti. Versetto 18, la sorte, e qui è anche un'altra sfida. Goral, la parola per la sorte, viene usata già in Levitico 16, quando Aarone deve fare espiazione del peccato. Il capro espiatorio di Dio viene sgozzato, viene ucciso questo capro e il suo sangue viene bagnato su un altro capo che viene lasciato libero. In qualche traduzione abbiamo visto con Donovan, risulta la parola Azazel. Se le andate a leggere per caso Levitico 16, considerate che è il capro che viene lasciato libero. Quindi questa è la parola, lanciare le sorti per scoprire quale dei due capri. Oggi lo facciamo ancora questo sistema? Per decidere cosa mangiare, per decidere in chi votare, per decidere quale macchina comprare? No, non si lanciano più le sorti, gloria a Dio. Questa sorte che si lanciava fa cessare le liti e mette separazione fra i potenti. Non crea niente di benefico. Un fratello, versetto 19, qui parla di fratelli biologici, è la stessa parola usata per Caino e Abele. Un fratello offeso è come una città forte e le liti come le sbarre. Qui parla la parola anche, la stessa parola della sbarra del tabernacolo. No? Le sbarre servono a creare separazione e distanza. E qui si potrebbe rileggere il versetto 1 che dice chi si separa cerca la propria soddisfazione. Quindi per il popolo di Dio l'ordine è di giustamente convivere e stare insieme, non litigare e non creare le sbarre, le distanze come le sbarre di una fortezza. Versetto 20. L'uomo sazia il ventre, quindi non solo cibo, ma sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Quindi con quello che nasce dalla sua bocca, col profitto della sua comunicazione, del suo lavoro, del suo sforzo, lui si nutre. Versetto 21. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Io lascio per gli appunti Giacomo 3 che parla della lingua come una parte piccola e però molto potente per distruggere o per costruire. Versetto 22. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dall'Eterno. Amen? Proviamo di nuovo. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dell'Eterno? Amen. Ok. Qui sappiamo che alcuni sono scapoli e abbiamo diverse tipologie di stato civile, ma è importante riconoscere il valore del matrimonio e che è stato pianificato, è stato pensato da Dio. Quindi chi trova una moglie, io personalmente potrei, se dovete fare qualsiasi complimento a me, potete farlo direttamente a mia moglie, perché è lei che mi sopporta tutta la settimana, che mi spinge a essere sempre più simile a Gesù e riconosco il suo valore che è fondamentale nella mia vita da quando non conoscevo il Signore e lei l'ha conosciuto un po' prima di me e me l'ha presentato. Quindi tutto l'onore che ho per il matrimonio e per mia moglie, credo che sia una cosa bella vedere coppie in chiesa sedute vicino e questo dimostra che ha ottenuto, che abbiamo ottenuto un favore dell'Eterno, un dono, un regalo. Un regalo costa anche, no? Un regalo a volte bisogna impegnarsi per mantenerlo bene, per essere saggi nel parlare, per convivere insieme, quello che abbiamo detto prima. Per concludere, versetto 23, anche qui non è un insegnamento, ma una constatazione, il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Nel mondo che viviamo, davanti a un giudice umano, davanti a un tribunale umano, tante volte la giustizia non è la giustizia di Dio che si manifesta. Quindi sappiamo
che troveremo situazioni così, ma abbiamo fiducia che il Signore è giusto e che un giorno Lui metterà tutte le cose a posto. L'uomo che ha molti amici deve pure mostrarsi amico, ma c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Nell'improbabile ipotesi che noi non abbiamo, improbabile ma possibile ipotesi che noi non abbiamo un amico, che siamo soli, e che in questo momento soffriamo per sentirci abbandonati, soli, è sempre bene ricordarsi che un amico c'è. E l'abbiamo celebrato oggi con la lode. Gesù Cristo è l'uomo inviato da Dio. Dio poteva non aver inviato Gesù, Dio poteva fare quello che voleva. Ha dato un esempio umano, ci ha dato un punto di riferimento che potessimo chiamare amico, che potessimo desiderare, imitare, ispirarci. Lettura finale per la conclusione, Giovanni, e possiamo metterci in piedi per leggere insieme Giovanni capitolo 15. Giovanni 15, dal versetto 13 e 14. Nessuno, dice la parola di Dio, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Amen. Preghiamo, Signore, questa è la tua parola spiegata e letta, Signore. Aiutaci a essere buoni custodi di questa speranza che c'è in Cristo Gesù, il nostro mio miglior amico. Non è un filosofo che ha avuto buoni ragionamenti, non è un profeta che è venuto per compiere un compito umano, non è un professore, un maestro soltanto, ma è il tuo figlio che tu hai inviato in carne per essere il nostro Signore Salvatore. Insegnaci e ricordaci di questa grandissima dimostrazione di amore che hai avuto per noi e che possiamo avere un cuore sereno, umile e gioioso di celebrare Gesù come Signore Salvatore. E questo lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.